Salve gente, benvenuti in questo nuovo video. Come già sapete, a me piace molto sperimentare nuovi mondi misteriosi e spaventosi. Infatti oggi ne proveremo proprio uno nuovo al 100%. Vi dico subito che non credo ci sarà una serie, almeno adesso. Potrebbe essere magari una serie futura, perché abbiamo già diverse cose da portare a termine, quindi non lo so. Intanto lo proviamo, poi in futuro potremo approfondire la questione, nel caso dovessimo trovare effettivamente qualcosa di strano. Perché ancora non è detto. Dato che comunque inizieremo da zero, meglio se passiamo subito al mondo e strada facendo. Vi dico un po' di che cosa si tratta. E ok, molto bene, eccoci qui appena entrati in questo mondo che si sta ancora generando. Adesso sì, dobbiamo subito farci un po' di cose di base, ovviamente, perché non abbiamo assolutamente nulla, come vedete, quindi dobbiamo prendersi un po' di equipaggiamento, come facciamo di solito. Ma intanto, mentre facciamo questa cosa non molto complicata, vi vorrei parlare un po' di questo mondo. In sostanza, in questo mondo dovrebbe essere presente un villaggio molto strano, nel quale dovrebbero verificarsi eventi paranormali. Nello specifico, chi ha provato a giocare in questo mondo afferma di aver sentito le campane del villaggio suonare durante la notte. E, oltre a questo, sono stati notati comportamenti molto strani dei villager. Però non sono stati fatti avvistamenti, quindi non sappiamo esattamente cosa ci possa essere. Sappiamo solo che si sentono campane durante la notte e i villager si comportano in modo strano. È per questo anche che mi è incuriosito, perché vorrei proprio capire che cosa si nasconde in questo mondo. Ci sono solamente dei villager strani, che già non è cosa da poco, dei villager strani, però è solo questo, oppure c'è anche qualcos'altro, magari una strana entità o qualcosa del genere. È questo che vorrei capire. Punto di spawn comunque, vabbè, qua nella zona costiera non dovrebbe essere complicato trovare il villaggio, dovrebbe essere vicino allo spawn, quindi speriamo, ecco, di trovarlo. Però occhi aperti e soprattutto vi ricordo il like per questa serie di video mondi spaventosi, eh? E se vi piacciono, siete nel posto giusto, mentre controlliamo qua la zona, iscrivetevi assolutamente se non siete già iscritti, cosa di fondamentale importanza. E guardate là, villaggio, quello è chiaramente un villaggio. Vabbè, nella pianura comunque è molto facile. E vedete, lasciare il like porta fortuna. Abbiamo forse trovato il villaggio dove dovremmo dare un'occhiatina, no? Qua c'è qualcosa di interessante. Vabbè, prendiamoci tutto, nulla di che, però prendiamo. Ci sarebbe anche un blocco d'oro lì sopra, ma vabbè, lasciamo stare per ora. Allora, prima magari di andare di là e dare un'occhiata anche al villaggio, non sarebbe una cattiva idea magari farsi un po' di equipaggiamento di base. Andiamo là che c'è la roccia e vediamo di prendersi un po' di attrezzi di base. Anche perché avevo visto che c'era del ferro da queste parti, se non sbaglio. Quindi, ecco, inizieremo già bene. Visto che non sappiamo di che cosa si tratta questo mondo, avere un po' di equipaggiamento, qualche difesa, un'arma, ecco, sarebbe molto interessante, no? E infatti sì, eccolo qua, c'è un po' di ferro, non molto, ma spero che ce ne sia altro in profondità. Però prima dobbiamo per forza farci anche un piccone in pietra. Vediamo se siamo fortunati, sì, magari usiamo il piccone giusto. E no, ce n'è solamente uno, ok. Però forse là ce n'è dell'altro, ok, vabbè, continuiamo questa zona. Tanto per ora di tempo ne abbiamo, Facciamoci anche una spada, così ci procuriamo già un po' di cibo, visto che ci sono un po' di animaletti qua. Ecco fatto, così almeno abbiamo un po' di equipaggiamento di base. Quasi, Ah, tra l'altro là in lontananza si sta appena generando un bioma che a noi non è che piaccia molto, Sembra essere la mega taiga quella. Ah, purtroppo qui era del rame, comunque non era ferro. Vabbè, ci prendiamo comunque un po' di carbone allora, che sapete, qualche torcia. Soprattutto, dato che in questi mondi accadono sempre cose di notte, direi che avere un po' di torce sia semplicemente una cosa essenziale. E mi sa che c'è anche un altro villaggio, guarda là. Sì, altro villaggio anche di qua. Quindi c'è un villaggio là e un altro villaggio qua. Oddio, già che siamo qui magari controlliamo questo, perché effettivamente anche questo è molto vicino allo spawn. Quindi non so, magari è questo il villaggio, quello da tenere sotto controllo. Intanto guarda qua quanti polli. E non manca nemmeno moltissimo la notte. Comunque sì, taiga e... taiga? Non sembra una mega taiga, Anche se di solito quando c'è una taiga c'è anche qualcos'altro. Comunque possiamo dire, come sempre, mondo all'apparenza decisamente normale, no? Immaginate di creare questo mondo con questo seed, cioè... Notate cose strane? Ma sinceramente no, è un normale mondo, si spawna nella pianura, quindi biomi classici, nulla di strano. Quindi tutto tranquillo, no?
E invece potrebbe essere qualcosa. Beh, non ne siamo ancora certi. Magari, chi ha messo questo mondo, sta semplicemente tentando di spaventarci inutilmente. Però, come dico spesso, se state vedendo questo video, non lo so, però qualcosa deve essere successo, no? Altrimenti, perché dovrei pubblicare un video nel quale non si vede nulla di strano? Sarebbe un episodio vanilla? Cosa che io non faccio assolutamente. Però dai, direi di stare qui nel villaggio. Potremmo anche trascorrere la prima notte qui. Dovremmo tenere d'occhio le campane, quindi. Adesso vediamo se ci sono campane. Cibo non è un problema, guarda da quanto ce n'è. E vediamo, ecco, di fare un po' di ordine. Ma c'è anche un villager, ok, i villager ci sono. Nulla di strano, molto bene. Ho sentito anche rompere qualcosa. Cos'è stato? Sì, ho sentito rompersi del vetro, ma che cavolo... Non ho ben capito. Chi è che rompe il vetro qua? Che sta facendo questo villager? Oddio, comportamenti di villager strani, no? Ma che cavolo? Ah, ok, è normale? Sì, forse è normale. Ci sta curando. Ok, sì, guardate, io... Guarda quanti villager ci sono qua, tra l'altro quasi notte. È pieno di villager qua. Ma pieno. Tutti radunati qua, dove ci sono anche le campane? Questo mi sa che è il centro del villaggio. Ok, se abbiamo anche un effetto positivo, rigenerazione. Ok, sì, adesso attenzione, perché sapete, siamo in una versione molto recente di Minecraft, magari qualche aggiornamento, come dico sempre, non so, magari me lo sono perso, ecco. Facciamoci un po' di cibo, e direi che siamo anche nel posto giusto, perché manca poco la notte. Quanto cibo c'è qua? Prendiamoci un po' di cose qua, di blocchi di grano. Facciamo una scorpacciata di panini. E però attenzione, perché è già notte. Cavolo, il tempo passa in fretta, Comunque sì, penso che trascorreremo la nostra prima notte proprio in questo villaggio. E attenzione a questo momento in poi, perché boh, è tutto leggermente strano, Non lo so, però la sensazione è questa. Ora comunque è notte, Ok, là c'è anche un golem. Tutto tranquillo, Facciamoci subito un bel po' di panini e organizziamoci un po' di inventario, così almeno avremo blocchi utili, no? Facciamoci subito anche qualche torcia, Perché potrebbero servire. E direi che da questo momento in poi massima attenzione, Perché come vedete il tramonto l'abbiamo appena superato. E il villaggio... Oh, che cazzo! Cosa vuole questo? Ma che cavolo? Ma sta scherzando? Che cavolo vuole? Oddio, Raid! No! Come Raid? Ma è normale questo? Oh mio Dio! Che cavolo sta succedendo? Ma è sparito il Raid? È sparito il Raid? Ma che cosa... Ok, magari questo non lo so, è un bug, però... Cioè, Raid così... Che stanno facendo i villager? Continuano a aprire e chiudere le porte? Ok, stanno tornando tutti nelle case. Ma che cavolo? Ok, tutto tranquillo di nuovo. Tutto tranquillo... Ok. Magari un bug questo, però effettivamente è strano che si tratti proprio di questo mondo, no? Poi quel villager che è venuto verso di noi, perché? Ok, ora che quello va in casa. Stanno dormendo tutti, no? Aspettate, campana che suona, cosa cavolo? Ho alzato anche un attimo la render per vedere più lontano, perché non vedevo nessuno del Raid, ma c'è una campana che sta suonando e sembra essere questa. Ok, i villager si sono anche un attimo allertati. Sì, ok, la campana sta suonando e non c'è alcun motivo. Ora, prima l'hanno suonato i villager per il Raid. Che cavolo. Ricordo comunque, sì, mondo single play, salto, metto in pausa, tutto va in pausa, come vedete, no? C'è qualcosa di molto strano. Che non capisco. Comunque sì, campana, l'avete sentita? L'avete chiaramente sentita la campana?
prima l'hanno chiaramente suonata i villager. Li abbiamo visti perché c'era un raid, no? Ma adesso le cose sono cambiate. Non si tratta più di un raid. Ma c'è qualcos'altro che sta accadendo qua. È stata suonata la campana da qualcosa di invisibile? Potrebbe essere, eh? Sai che è molto silenzio rispetto a prima. E c'è decisamente più silenzio ora. Ok. Boh. Che c'è? Ok. Abbiamo aperto le porte. Ma che cavolo? Questi villager stanno un po' osservando, eh? Che cavolo vuole? Oh! Oh oh! Ma che ca... Da dove sono arrivati questi villager? Oh mio Dio! Oh mio Dio! È pieno di villager! Ma ovunque! Oh mio Dio! Che cavolo significa? No! No, 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 no! Che cavolo! Cosa cavolo? Perché ci stanno seguendo? Perché ci stanno seguendo? Oh mio Dio! Cosa cavolo vogliono questi villager? No, 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 no! Ma sono in tantissimi! Che cavolo! No, questa cosa non mi piace affatto, eh! Perché ci stanno seguendo? Cosa cavolo abbiamo fatto di male? Oh mio Dio! Non so dove andare però, non so dove andare, sono veramente in tanti! Questo è tipo un problema. Cerchiamo di farci perdere qui. Però vorrei anche capire che sta accadendo il villaggio. Perché ci sono i villager che fanno questa cosa? Non si capisce, eh? Non si capisce un bel niente. Corriamo di qua, eh? Corriamo di qua. Oh! Ce ne sono addirittura altri qui, mi sa che ci stanno seguendo ancora. No, no, questa cosa non mi piace, è proprio per niente. Rumore inquietante, no, vabbè, ma sono troppi, eh? Sono troppi. Sono veramente troppi, altro rumore inquietante anche. Cavolo. Sì, c'è chiaramente qualcosa di strano qui, eh. Anche questo, anche questo. Questa cosa non la capisco proprio, eh. Oddio, no, sono tutti... E quel cartello dove ca... Non abbiamo il tempo di fare nulla. C'è anche un cartello lì, c'è anche un cartello. Volevo tornare al centro del villaggio per controllare, ma... Come cavolo facciamo a sopravvivere? Evitano ovviamente il fuoco. No, sì, però non bruciamo anche noi ovviamente. Maledetti, maledetti. Comunque una cosa del genere è mai successa, eh? No, ma sono troppissime, ci fanno fuori, eh? Sicuro ci fanno fuori. Proviamo a correre in acqua, sembrano essere più lenti in acqua. Almeno per rigenerare. Oddio, ok, ok, in acqua sono un po' più lenti. Il problema è che è veramente pieno il villaggio. Come cavolo possiamo fare? Non saprei come intrappolarli in modo efficace. Anche perché materiali non ne abbiamo. Attraversiamo di qua, forse così riusciamo a gestire meglio la situazione. Perché non dovrebbero vederci, no? Oh mio Dio. Ok, quella ci vedono ancora, però sono lontani. Oh mio Dio, ma... Come fanno a vedersi da qui? No, vabbè, ma è impossibile. No, ma sono troppi. Non so che cavolo fare, eh. Ma comunque c'è un cartello. Non tornare più, c'è scritto. Oh mio Dio, ma c'è... Che cazzo? C'è anche uno senza testa. No, ma qui non possiamo tornare. Non possiamo tornare qui. No! Ok. Non è molto ok questa zona. Non è molto ok. Però ho sentito qualche villager fare una brutta fine, eh. Adesso arrivano da qua, sicuro. Sì, ecco, infatti. Ok, questo però è da solo. Allontaniamoci dal villaggio. Penso sia l'unica, perché non riusciamo a farli andare via. Ci seguono all'infinito. Ci seguono ancora. Guarda tutti là in lontananza. Dio, andiamo, allontaniamoci. Corriamo via. Soltanto quel lago mi sa che li abbiamo distanziati abbastanza. Non dovrebbero vederci fino a qui, almeno me lo auguro, eh. Però vabbè, se dovesse arrivare qualcuno qui possiamo difendersi a questa distanza...
Direi che può andare più che bene. Sì, non vedo villager arrivare di qua, eh. Non ne vedo, in teoria siamo salvi. E tra un po' sarà anche l'alba, per fortuna. Cavolo, però. Cosa può essere successo? Perché si comportano in questo modo strano i villager di quel villaggio? Non capisco. È molto inquietante questo fatto. Effettivamente questo mondo sembrerebbe essere parecchio interessante. Fatemi sapere con un like o un commento se avete qualcosa in mente, se vi è piaciuto il video e... Secondo voi converrebbe approfondire la questione? Fatemelo sapere, perché sembrerebbe essere particolarmente interessante. Ormai è l'alba. Ci vediamo quindi in un prossimo video. Ciao.